Beh, questa mattina presentiamo ufficialmente il portale istituzionale della città di Vallo della Lucania, tra poco, ecco, lo faremo anche vedere. Beh, un importante momento, un ulteriore momento per comunicare, per, ecco, rendere ancora più trasparente quella che è l'attività dell'amministrazione comunale, non solo. Sì, è un momento importantissimo perché dopo un po' di tempo, però ci è voluto molto lavoro, come vi spiegherà anche l'avvocato Celestino Sanzone, che si è dedicato molto insieme a Edita Striano alla costruzione di questo sito. Dicevo, è un momento importante perché è la conclusione sì di un lungo lavoro, ma è un lavoro che ci consentirà sempre di più di confrontarci con le persone, entrare nelle case delle nostre famiglie e avvicinare sempre la pubblica amministrazione ai nostri cittadini, perché questo è il tentativo che si vuole fare con questo sito. È un sito che va moderno, che va verso quello che è la politica di innovazione che la nostra amministrazione vuole portare avanti. Noi è una sfida che dobbiamo accettare, quella del futuro, che è legata anche alla banda larga, all'innovazione informatica all'interno del comune, in modo da far interagire sempre di più gli uffici tra di loro, ma la cosa più importante è quello di far entrare, ripeto, il comune nelle case delle persone. Le persone da casa Una possono, partecipazione attiva. una partecipazione attiva, le persone possono già direttamente da casa avere tutte le informazioni utili. Questo ovviamente non va a eliminare quello che è il contatto fondamentale dell'amministratore, che è il contatto diretto col proprio cittadino, con cui noi siamo costantemente qua in comune e siamo sempre costantemente disponibili. Vuole essere anche un'occasione anche per far emergere nuovi lavori, per far emergere la creatività della nostra città. Mi piace sottolineare che c'è la possibilità di scrivere direttamente al sindaco, allorquando ci sono delle cose che non vanno, e purtroppo ce ne sono in questi tempi molte cose che non vanno, ma anche per accettare dei suggerimenti.